Bentornati in un nuovo video di Jump Force. Bentornati nel mio canale. Partiamo subito con le missioni chiave. Ce ne abbiamo rimaste 3 e dopo vediamo cosa succede. 3 missioni che ricordo fanno parte sempre del reclutamento degli eroi nella Jump Force. Direttore Glover, voglio che vi dirigiate in Messico. Abbiamo trovato un guerriero dotato di un'aura nera. E chi è quell'aura nera? Ha ricevuto gara. Dio, è quello di Jojo? Non so pronunciare l'anime. Allora, Yotaro dovrebbe essere questo il nome. Puoi provarci quanto vuoi, ma non potrai mai vincere. Nell'istante stesso in cui hai ceduto alla rabbia e sei diventato schiavo del cubo Umbras, hai perso la tua arma migliore. Altri insetti fastidiosi. Uno di loro sta scappando. Però scappa, insomma, c'è una camminata più lenta di una tartaruga, ma non riusciremo a raggiungerlo. Ma grandi, grandissimi. Io rimango comunque qualche volta allibito, ma da morire dalla stupidità di alcuni dialoghi, ma proprio stupidi, senza senso, insensatissimi. Vai, presa, andata. La palla di fuoco, vediamo un po'. Separato. Io mi paro. Perché... certo. Vai con Rasengan, dai. Tanto. Separato. Grande. Finalmente qualcuno, dai. Vediamo, vediamo. Ah, quindi Dio era quello vestito di giallo, il biondo. Non lui. Avanti. Dove mi trovo? Parleremo dopo. Ora andiamocene, prima che arrivi che arrivino altri Venom. Yotaro Kujo. Benvenuto alla base Umbras, la serie della Jump Force, pensate. Una base segreta e un mucchio di eroi che sembrano usciti da un fumetto. Anche tu sei un eroe. Non solo sei in perfetta forma fisica, ma puoi anche contare sull'abilità del tuo stand. Vedo che qualcuno è molto informato. Non sappiamo molto di questo dio. Tuttavia abbiamo una teoria sugli ultimi incidenti. Vediamo, non mi interessa tanto, sta diventando molto noioso. Sì, quello di prima. Missioni chiave. Teppisti che amano lottare. Ci giungono notizie di un possibile Venom in azione a Hong Kong. Il rapporto dice che sta combattendo con un altro soggetto. Se potete, scoprite anche l'identità del suo avversario. Toguro Urameshi. Oramai non sei nient'altro che un burattino. Non conosco neanche sti due. Mi serve una cultura più approfondita, assolutamente. Non vale neanche la pena ucciderti. Che poi il cattivo sembra quello tutto gonfio, tipo boss zombie di Resident Evil. Ehi, stai bene? Insomma, ne vedi con gli occhi rossi?
bello. Almeno qualche voce mettetecela, signore santo. Ra, che cazzo era? Dai, tanti sono tutti facili, sì. La combo, ovviamente, perché c'è un piccolo combo, tanto. Il pugno di fuoco, no, il pugno di fuoco, tanto non si... No, non separato, niente. Ah, vai, tu fai. Ma che cazzo? Questo è tutto scemo, secondo me. È troppo facile. Vediamo l'attacco dei junior. Separato. Facile, non importa, anzi. Presti fermo. Bello però. Niente male, sta molto carino quello stacco. Mandiamo quel pugno di fuoco. Guarda un po'. Già finita. Capisco, quindi ero sotto il controllo di quel cubo. È tutto molto confuso, ma credo di ricordare qualcosa. Non c'è da stupirsi che tuo guru fosse deluso da me, maledizione. Ero venuto qui per chiudere i conti con lui. Sai, anche la Jump Force sta indagando sull'uomo che sta cercando. L'avevo capito, immagino che vogliate il mio aiuto, giusto? Noioso, tutto molto noioso. Vi allenereste insieme a me? Guarda che te famo il culo un'altra volta, amico. Ah, ok, dai, sembra più interessante. Ben detto, non sarà facile per voi. Allora, convinto partisse un allenamento figo con lui. Il simbolo del drago, mi rimanda Dragon Ball, ma... Già ci abbiamo Vegeta, Goku, vediamo un po'. Ah, ok. Sabo, abbiamo rilevato dei Venom molto potenti nella regione. Le nostre fonti dicono che la gente è terrorizzata da un suono che sembra il ruggito di un drago. Il ruggito di un drago? Voglio che voi due andiate... Ah, mi sa il bambino, quello con la spada, possibile? Non mi ricordo il nome. Secondo, i rapporti, questa è l'area in cui è apparsa quella cosa. Lo sapevo che era lui. Comunque cosa sia, dobbiamo fermarla. Andiamo. Io devo assolutamente controllare se può alzare la difficoltà, perché è troppo facile, ma muoio tantissimo. Vai, ti tiro l'altro. Ma che mito so, eh. No, sono anche parato. Ma non andrà così lontano, sennò non mi servono. Allora, vediamo l'attacco di Sabo. Ah, il pugno di fuoco. Quindi io ho l'attacco di Sabo, praticamente. Sì, fa, dai, guarda un po'. Ah, separato, stranamente. Vai, fai. Oh, bella, neanche volevo, però va bene. Oh no, dai, parti con Rasengan però. Che culo. No, ero partito con Rasengan. Fanculo. E ora di Cresso ti faccio quella finale e ecco fatto. Lo dovrei prendere in teoria, no? Sì. Non lo finisco però un bel danno gli faccio. Ma ora Rasengan subito, tanto si è rialzato, non si parerà mai. Oh! Ah, ecco finito. Proprio... mancava pochissimo.
Stavo lottando contro i Venom che hanno invaso il nostro mondo quando sono stato separato dagli altri. La cosa successiva che ricordo è essermi svegliato qui. Non so cosa sia successo nel frattempo. Quindi non ricordi di essere stato posseduto da un cubo nero? No, mi spiace. Ah, quindi oltre a non aver ritrovato i miei amici, sono anche stato posseduto. Sei un grande sfigato. Lo diventerai, sfigato, ancora più bene, e sono sicuro che ritroverai i tuoi amici. La Jump Force ha bisogno di gente come te, motivata a combattere. Sì, farò del mio meglio e combatterò insieme alla Jump Force. Hajimemashite. Boku wa Yagami Raito. Kyou kara kimi tachi to tomo ni kono base camp de katsudou suru koto ni natta. と言っても、君たちとは違って、強靭な肉体も、凄まじいパワーも備えてはいない。僕は、ただの人間さ。リュウク、本当か？僕はそろそろ行くよ。それじゃあまた。いいさ、今はまだ。Io scommetto tutto quello che c'ho che Light è un falso di merda, conoscendolo, sapendo com'è, so che ce lo butta un culo tanto. Io già lo so. Allora, altre missioni, vediamo se sono sempre quelle chiave oppure no, giusto così per una piccola curiosità mia. Missioni chiave, ce ne ho altre. Yusuke, missione J-Force. Questa la voglio fare, sono curioso. È terribile. L'intera città è distrutta. Siamo fortunati che il nostro mondo non abbia fatto la stessa fine. Siamo riusciti a salvarci solo perché avevamo degli alleati. Solo perché abbiamo incontrato tutti gli altri. Ah, Venom. Eccovi qua. Fatevi sotto. Scommetto che non ci credi neanche tu, vero? E tu chi sei? Tu non combatti per proteggere il mondo. Lo fai per un'unica ragione. Perché ti piace farlo. Avanti, libera il tuo istinto. Ah, ma chi è quello di lì? Che c'era prima? Vabbè, sì, tanto il Venom capirà. Solo in tre, ma non penso ci saranno particolari problemi tanto contro. No, cattivo. Cioè, cattivo, brutto. Insomma. Ah, invece me l'ha fatto un po' di danno. Bello, bravo, grande. No, dai. Che culo. Ren, invece questo a divertirti più con il Venom che con quelli che c'erano prima. Non allontanare perché sarà molto più divertente, già lo so, anche perché sono in tre, quindi teoricamente dovrebbe durare anche più. Ho sbagliato tasto, non volevo fare la sangue. Però è entrato, quindi buono, molto. La palla di fuoco. Quando si para, io allora mi carico. Quando parte con un altro attacco. Voglio comprare la camera. No, non mi dice cosa. Vai, che culo. Bellissimo, mi sono parato giusto per tempo.
faccio attacca a coso, ma separato, anch'io stupido che non ho aspettato il momento giusto. Il mille falchi nero. Ah, dai, io sono rasato. Si farà? No, non è venuto incontro. Ha preferito così, benissimo. Palla di fuoco. Ora, vai, colpisci. Lo voglio fino alla finale. E tu calciami i personaggi, ma tanto la vita è una. Dai, finito. Bello. Ok. Io conosco la tua vera natura. Sei una perfetta macchina di morte. Sta zitto, ti ho detto di fare silenzio. Maledizione. A quanto pare non aveva tutti i torti. Lo ammetto, non mi dispiace affatto. No, non mi dispiace affrontare avversari potenti, anzi, credo che mi piaccia. Ma questo vale anche per gli altri. Abbiamo un sacco di amici che vivono per combattere. Forse è vero, noi non combattiamo per proteggere gli altri. Ma sti cazzi? Bravi. Dici di sì? Grazie, prego. Ma rifarmi una promessa, se inizierò a lottare solo per me stesso, dovrai fermarmi. Ah, e così, non sappiamo neanche chi c'era dietro quei punti interrogativi. Vabbè. Comunque, abbiamo incontrato Light, abbiamo reclutato altri eroi. Quindi il video finisce, sperando che diventerà tutto più figo più avanti. Vedrò di cambiare la difficoltà di metterla più alta, perché così è veramente una cosa penosa. Se è possibile metterla più alta, spero tanto di sì. Se il video vi è piaciuto, sostenete il canale e alla prossima.